Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro Stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Buongiorno a tutti, buon sabato a tutti, benvenuti in questa nuova live. Io sono Jago Strider e siamo tornati con Cyberpunk 2077. Sì. Benvenuti, benvenuti, caro Ricky, ciao, ti do il benvenuto. Come stai? Come stai? Sei il primo che è arrivato. Salve a tutti. Cosa mi racconti di bello, caro Ricky? Allora, direi che la storia sta abbastanza procedendo bene con Cyberpunk. Bene, bene, mi fa molto piacere che stai bene. Come stai passando il weekend? Allora, dove eravamo rimasti? Allora, praticamente noi abbiamo finito di fare i contratti di Haywood. E oggi continueremo con la storia di Phantom Liberty. Sperando magari di continuare, di salvarlo, anche di completarlo. Bene, dai, da te come la passi? Tutto bene, dai, tutto bene. A parte che ho appena visto un insetto gigante in cucina, che non era uno scarafaggio ma era un pesciolino d'argento, sono tipo quegli insetti con il colore argento, quelli sono veramente bastardi, e penso di avere un'infestazione, spero di no. Credo che mi converrà dare un'occhiatina, ma fa niente. Ma comunque,
Qua tutto bene, tutto bene. E niente, oggi continueremo con Phantom Liberty e vediamo come va. Magari potremmo anche continuare a fare qualche missione secondaria. Vediamo. Vediamo cosa c'è. Salve a tutti. Ecco fatto. Giusto, eravamo qua nelle Badlands e mi pare che c'erano diverse missioni. C'era Rogue, c'era il Ring di Arroyo, c'è la gara di Santo Domingo. Quindi, allora, quello che possiamo fare è quello di che bevi caffè. Bevo il mio caffè solito. Allora, io direi che magari andiamo a fare una gara qua a Santo Domingo, che c'è una gara lì vicino. Quindi noi ci portiamo qua tutti belli tranquilli e siamo contenti. Perfetto, ci siamo. Salve, posso comprare qualcosa? No, scherzo. Allora, vediamo un po' che macchina ho. Perfetto, la macchina veloce. Con questa qua siamo fiduciosi. Sì, yuhu. Ok. Chiama Claire. Claire? Claire. V, pronta per la prossima gara? Sono già qui. Ti aspetto. Vuoi usare il tuo mezzo o prendo Beast? Usiamo il mio. Usiamo il mio. Mi sento più a mio agio, capisci? Certo, vado per il tuo. Ci vediamo a Rancho, allora? Parto subito, a dopo. Perfetto, intanto noi ci prepariamo per la gara. Ah, mi si è distorto tutto. Ok. Ci siamo. Ehi, hey, V, do un'occhiata al motore prima di cominciare, vedo se è tutto a posto. Ma resta qui vicino, per sicurezza. Va bene. Non hai qualche un po'... non hai neanche un po' di paura? Non hai paura di farti ammazzare? Cosa, oggi? In gara? Perché? Non parlo solo di oggi. Dico, in generale, nella prossima o in quella dopo. Una mia chum è morta in cucina prendendo la scossa dal tostapane. Quindi, sai, va come deve andare. Che sarà, sarà. Mm-hmm. Questa corsa non la vedo bene. Perché? C'è la sesta strada, le mox, le bande giocano duro. Ci vuole poco perché si scateni l'inferno. Andrà tutto bene, vedrai. Scusa, faccio solo un paio di controlli prima di cominciare. Certo. Va bene. Andiamo un po'. Infatti qui abbiamo i Tiger Claws. Qua invece chi abbiamo? La sesta strada, immagino. No, ah, sono gli Aldecaldo. Qui abbiamo la sesta strada. Questi invece sono i Valentinos. Eppure le Mox. Ci siamo tutti allora. Va bene. Allora iniziamo con la gara. Forza Claire, vieni. Scaldate i vostri stalloni. L'uomo morto non può più pagare. Iniziamo. Voglio sentire l'odore di Giù 2 che brucia. Forza, iniziamo. Fatemi ruggire. Fatemi sanguinare le orecchie. Lo adoro. Conto alla rovescia. Sì. 3, 2, 1. Via. Io con le porte aperte. Andiamo un po'. Uno davanti, lo vedi? Luigi, stagli dietro. A tavoletta, freni. Stata in linea. Ciao, ciao. Grossa curva in arrivo, tagliala. Sì, notato. Ok, no cazzo, ma porca tro... ma no!
a Santo Domingo. Ricevuto. Chiedo rinforzi aggiuntivi. Oh cazzo. Centralino, mi senti? No, la pola. Il veicolo del sospetto è stato localizzato. Cazzo. No, ma perché la pola? La pola! Perché devono rompere il cazzo? Possiamo vincere, Vi! Va bene. Potete non farci sgammare dalla pola? Importante non farci sgamare. A tutte le unità in zona è stato ripristinato l'ordine. Tornate in pattuglia. Perfetto. Posso dire addio alle porte? No, perché alle mie porte? Ok. Mamma mia che curva! Cioè, è andata più o meno... Cioè, mi sono salvata. Ah, ma le auto che ho fermato sono rimaste ancora lì. Oh mio Dio, non sapevo di sta casa. Mi sembrava strano che tornassero indietro. Occhio alle spalle, vogliono sorpassarci! Che ci sì. Provino! Sì, l'ho notato. Cazzo, non riesco a farlo da solo. Troppi pulsanti. Merda. Ma porca... Togliti! Ok. Più veloce, più veloce. Ok. Piano. Desek, ciao, benvenuto in live. Come stai? Occhio alle benvenuto. Spalle, vogliono sorpassarci. Che ci provino. Oggi siamo qui con Cyberpunk e continueremo con Phantom Liberty. Però prima volevo fare una gara con una mia amica. Ah, bene, dai. Bene, te? Io sto bene, grazie. Io sto bene. Molto easy. Molto easy. Vai con la gara. Congratulazioni a V. Ha, abbiamo vinto. Primo posto, Vi. Porca puttana, abbiamo vinto. Lo so. Siamo in finale. Sì. Da paura. Non fermarti, ok? Va avanti ancora un po'. Perché? Ti devo parlare. C'è una cosa che devi sapere. Ok. Va bene, vediamo un po'. Più che una gara sembrava un inseguimento. Sediamo un attimo, ok? In effetti sì. No, perché queste gare... Praticamente è una gara con le macchine ma anche con i proiettili, quindi uno guida e l'altro spara. Io ovviamente sono più intelligente perché uso le mie abilità da netrunner per fermare le macchine così ed è super fichissimo. Ok, dimmi tutto cara. Wow, che panorama. Già, io e Dean venivamo spesso qui. Vuoi dirmi qualcosa? Ti ho parlato di Dean, no? Mio marito. Allora, aspetta. Ah, non posso salvare. Vaffanculo. Il tuo pilota, sì. Il tuo compagno di corse, no? L'uomo migliore che abbia mai incontrato. Prima del mio intervento eravamo amici. Mi portava i fiori in ospedale. Ai nuovi inizi, diceva. Eravate sposati da tanto? 12 anni. Minchia. Dean sosteneva che per il 15° anniversario mi avrebbe convinta a farmi il mio primo impianto. Stava preparando una sorpresa. Non hai impianti? Ti spiace se ti chiedo perché non hai impianti? Mi piacciono le macchine, Vi, un sacco, ma non voglio diventarne una. È strano? Un po', forse, ma fa niente. Dean era l'unica persona che poteva convincermi a cromarmi.
ma non sapremo mai se ce l'avrebbe fatta. Perché mi parli di Dean? Cioè, perché ora? È morto in una gara l'anno scorso, la finale. Ma non è stato un incidente come un altro. Cosa c'entra qua? Ti senti in colpa per la sua morte? Vuoi dire che ti senti in colpa per la sua morte? Io in colpa? Perché lo pensi? È stato fatto fuori da un corpo verme. Peter Sampson, una vera e propria merda ambulante. Allora, parlando di questo Sampson... Che c'entra il corporativo? Non ha importanza, per me era solo un avversario come un altro. Ma per Dean, loro due avevano una vecchia questione in sospeso. Era successo qualcosa? Dean non l'ha mai ammesso, ma sì. Sì, c'era una specie di tensione. La loro rivalità era qualcosa di personale. Quando Sampson arrivava primo, Dean andava fuori di testa. Cosa è successo esattamente? Tuo marito, com'è morto esattamente? Eravamo sul rettilineo finale. Sampson scheggiava davanti a noi. Non avremmo vinto, perciò Dean ha usato il ciu. E quel verme schifoso ha inchiodato. Ha dovuto farlo anche Dean. Ha perso il controllo. Ma non è così che funziona la gara? Non capisci? La strada era sgombra fino al traguardo. Avrebbe vinto. L'ha premeditato. Allora... Sei sicura che sia stato un omicidio? Sei così sicura che sia stato un omicidio? Non sono i sentimenti a influenzarti? No, li ho visti litigare fino allo sparo della partenza. Lo ammazzo, quel bastardo. Durante la gara? Muore sempre un sacco di gente. Non sembrerà strano. Sarà una gara come un'altra, nel rispetto delle regole. E se questa non gareggia? E se Sampson non si fa vedere alla gara, che si... Nigel, ciao, benvenuto in live. Buon pomeriggio anche a te, grazie. Come stai? Oggi siamo qui con Cyberpunk. Ti lascio due spect. Grazie mille, Nigel, sempre così gentile. Dovrei passare anche da te più spesso, perché mi sento una merda. Bene, caro, tu? Io sto tutto bene, grazie. Scusa per il rutto. Mi è scappato. Ma sto bene, grazie. Comunque, grazie mille per i lurchini. Se fai punto esclamativo lurk... Puoi attivare il comando. Se no, cosa mi racconti? Non perde mai occasione per mettersi in mostra. Correrà. L'anno scorso ha vinto. Sono sicura che quest'anno vorrà ripetersi. Allora, vuoi che ti aiuti a uccidere Sampson? Hai bisogno di me per farlo fuori? Uccidere Sampson è più importante che arrivare primi. Dopo questo rutto stai bene... Stai bene per forza. Sì, sto benissimo, grazie. Comunque dai, grazie mille per i due spect. Mi fa molto piacere. Un po' piacere. Quindi se dovremo scegliere. Grazie. Scusa se ti ho mentito, B. Ciao Yo-Yo, benvenuto in live. Allora, la priorità. Scusa, ma non posso aiutarti. Allora? Che ne dici? Aspetta un attimo, sempre sul... Yo-Yo sempre sul pezzo, grande Yo-Yo, grazie mille per la... Grazie mille, ragazzi! Allora, la mia priorità è vincere. Se Sampson muore secondo le regole, va bene. Ma non ti aiuterò a giustiziarlo. Non ci contare. Mi sembra giusto, per me va bene. È tutto quello che posso prometterti. Ma credimi, la vendetta non ti darà sollievo. Ti renderà un'assassina. E basta. Non per come la vedo io. Ma ok. Ci vediamo alla finale, Vi. Ci vediamo. No, la vendetta non ti fa bene, Claire. Ok, bene. Abbiamo fatto questa missione. Adesso noi possiamo continuare andando a fare la missione principale. Allora, get it together, eccolo qua. Chiama Mr. Hans, ok. Mr. Hans? Hans, mi serve un favore. Niente convenevoli, mi piace. Devo entrare a una festicciola al Black Sapphire. Desideri danzare col diavolo?
Sappi, quel posto è tanto inaccessibile quanto insidioso. Non puoi semplicemente entrarci senza invito, come se fosse, diciamo, il Compeki Plaza. Ci dovrà pure essere un modo. Beh, ecco, sarò sincero. Un invito scritto è fuori discussione, ma posso inventarmi qualcosa. In cambio, però, mi serve un favore. La reputazione è una valuta. Il suo valore si basa sulla fiducia collettiva. Quindi è instabile. Mi segui? Certo. Sì, ho capito dove vuoi andare a parare. Devo aiutarti a guadagnare reputazione. Precisamente. Completa qualche incarico per me. Fai schizzare alle stelle la mia reputazione a Dogtown e la planimetria del Black Sapphire sarà tua. Il tempo è denaro. Possiamo fare in fretta. Non ho molto tempo per questo lavoro. Per un lavoro pulito bisogna oliare gli ingranaggi. Portami l'olio, V. Ok, non basta qualche mazzetta? E se invece corrompiamo qualcuno? I soldi sono così insignificanti, se ci pensi. Reputazione, informazioni, favori. Quelli sì che valgono il loro peso in oro. Pesi enormi per cuori pesanti. Ahimè, al Black Sapphire questi affari non hanno più spazio. Hansen ha eliminato i deboli di cuore con un elemento più leggero, il piombo. Ok, va bene. D'accordo, Hans. Affare fatto. Sono al settimo cielo, auf Wiedersehen. Completa almeno 3 contatti di Mr. Hans, va bene. Va bene, allora se dobbiamo aiutarlo, lo aiuteremo. Allora, io direi di iniziare con questa che avevamo già iniziato. C'era anche questa. Arrivo. Aspetta, vorrei... eccolo qua. Hai fatto apposta. Perfetto. Allora, noi torniamo intanto a Dogtown e facciamo qualche contratto. Sì. Ah, Grand Imperial Mall. Andiamo un po', non è così lontano. Dogtown. Scusami tanto. Attenzione a tutti i residenti. Allora. Parla Kurt Townsend. Martedì arriveranno i rappresentanti di Discovery. I nostri amici paesani potrebbero... Ma porca troia! Avresti dovuto vedere che schifo dentro. Come se due avessero scopato e poi avessero vomitato. Sì. Ok. Sono dei cazzo di animali. Stella, qualche problema? Sta giù, gli uomini di Dodger potrebbero vederci. Non credo che sia male. Non sarebbe più semplice spostare l'auto? Piegare i sedili forse non basta. Ascolta, non sto scherzando, ok? Dodger e i suoi fanno sul serio. Sì, certo. Va bene, mi abbasso. Il mondo si rivolge stranamente. Mi serve il tuo aiuto. Bill, il mio fidanzato, e il suo amico Charlie sono intrappolati nell'edificio di fronte. Hans ha detto che sono entrambi dell'NCPD. E due scemi di guerra, sì. A volte fanno lavoretti extra in città. Cercavano un accordo con Dodger, ma ovviamente la situazione è precipitata. Bill mi ha chiamato dicendo testuali parole: siamo nei casini. Devo aiutarlo o Dodger ridipingerà la parete con i loro cervelli. Polizia di contenzione, questa è bella. Aspetta. Quindi tu, Bill e Charlie siete sbirri e lavorate con un intero distretto di Chum in divisa. Eppure decidi di chiamare una mercenaria. Dodger non è proprio un uomo d'affari rispettabile. Non posso chiamare la centrale, ci farebbero a pezzi. Mm-hmm. Quando ero piccola vedevo gli sbirri fare consegne per i Tiger. Sembrava ci guadagnassero tutti. Oh, Cipite, ciao, benvenuto in live, come stai, tutto bene? Ti do il benvenuto, cosa mi racconti di bello e soprattutto buon sabato, come sta andando? Sta andando abbastanza bene, dai, oggi ci concentriamo con le missioni di Phantom Liberty, del DLC. Niente, devo completare 3 incarichi per Mr. Hans. Grazie, buon weekend anche a te. Grazie mille. È troppo divertente dirlo.
scherzo, dai. CPT, mi piace. Comunque, dai, tu invece. CPT! Sì, grandissimo. Se no, cosa mi racconti di bello? Finché non ti immischi con uno come Dodger, un trafficante legato a Hansen. Ho provato ad avvertirli, ma non mi ascoltano mai. Cerca di non ammazzare gli uomini di Dodger, va bene? Peggioreresti solo le cose. Prendi questa. Allora, bene, dai, anche ho saltato palestra oggi zero voglia. Eh sì, posso immaginarlo. Io pensare che probabilmente dopo la live vado a correre, sperando che non piova, perché non mi piace quando piove, ma devo, visto che devo perdere peso. Dodger ha occupato un distretto abbandonato Ah, dell'NCPD. che I voglia, sistemi di sicurezza sì, sono ancora attivi, vero. dovresti entrare senza problemi. Mamma La mia. vecchia tecnologia dell'NCPD ha i suoi vantaggi. Io invece devo prenderlo, cazzo. Vabbè, dai, devi. Salvali, Puoi farceli. ti prego. Puoi farcela, puoi farcela. Ok. Devo entrare nella base di Dodger. Oh, ma che cazzo! Ma porca troia! Mi è andato addosso. Guarda, tutti degli scav. Eccolo qui. L'entrata è qua. Una vecchia centrale dell'NCPD. Dodger non è ancora arrivato. Quanto ci metti? E io che cazzo ne so? Doveva essere qui da un po'. Non c'è un'altra storia. Ma la corona a fianco al mio nome che vuol dire? Allora, la corona. Allora, in teoria quello sarebbe il simbolo del premium. Almeno non ho ben capito che cosa. Aspetta. Ok, scusa, devo sistemare quel pagliaccio. Allora, in teoria quel simbolo appare quando sei parte della. Boh, in realtà è Paul che lo mette. Anche se forse in realtà non saprei nemmeno esattamente cosa significa, ma vabbè, spero che ti piaccia. Oh, sei ancora vivo? Ok. E vabbè, ah, ci sta, va bene. Allora, vediamo un po'. Forse c'è un'altra entrata qui in giro. Io non vedo altre entrate. Ma tu sei affiliato? No, non ancora. Non sono ancora affiliato. Più che altro non ho fretta per diventarlo, a dire il vero. Non ho fretta. Se devo essere sincero. Come me, se posso chiederlo. Allora, in realtà sto cercando di risolvere un problema personale che riguarda un po' il rapporto tra me e il posto di lavoro o un'assicurazione. Adesso è un po' complicato da spiegare. Sto aspettando delle notizie, solo che da un po' di sono mesi che sto aspettando. E niente, fino a che non avrò avuto risposta da questa assicurazione. Io ovviamente non posso cominciare a spendere soldi per il nuovo computer e così. Ovvio, essere affiliato mi permetterà di guadagnare qualcosina e così, però per il momento non lo faccio proprio perché non ho fretta. Sta tranquillo, non devi dare spiegazioni personali. Ah, ok, va bene. Comunque, allora, in base generale, io a me piace poter fare le live facendo con le mie sole forze. Infatti un anno che faccio live, ovviamente non sono ancora affiliato, ma come ho detto non ho fretta, non ho fretta per diventarlo. Questo è un cancello chiuso, devo trovare un'altra strada. Qui è chiuso, qua è chiuso. Allora già va bene. Sì, perché dopo c'è tanta gente che vuole già subito diventare affiliata, sai, già subito. Dopo c'è un botto di persone che usano i bot e così cercano di prendere scorciatoie. Io vado molto sul chill. Faccio le live, cerco nuove persone, nuovi follow. Magari qualcuno vuole seguirmi oppure no. Comincio già a tastare un po' il terreno, vedere un po' cosa c'è. Perché più che altro volevo evitare magari di comprare tutto e poi dopo dicevo, però io mi annoio.
quindi da poco ho speso soldi per niente, però un anno che faccio live direi che mi sembra il momento tra poco, però sto ancora aspettando la risposta da questa assicurazione, è un po' difficile spiegare, ma un giorno magari la racconterò. Cazzo, non posso entrare da qua, stronzi di merda. Non ho scelta, devo passare dalla porta principale. Sarà un vero casino. Sì, tranquillo, anzi, è meno la tua pazienza. Sì, perché, sai, più che altro io mi conosco e so che di solito quando iniziavo qualcosa, dopo 2 o 3 settimane mi annoiavo e poi lasciavo perdere, quindi non volevo che capitasse. Quindi ho iniziato. Ecco, l'unica cosa che ho speso è stata il microfono. Cioè, no, scusa, non il microfono, ma la telecamera. Quella è stata l'unica cosa che ho comprato. Proprio inizio. Poi la luce. E la luce l'ho ricevuta in regalo per Natale e la sedia questa qua, la Joyfly, quella l'ho comprata io, ma dopo quasi dopo un anno, visto che dopo un po' il mio sedere cominciava a farsi sentire. Quindi ci vuole, perché comunque se si vuole diventare streamer, per prima cosa bisogna capire se si vuole davvero diventarlo. E poi non è una cosa che si fa in 2 o 3 giorni, cioè ci vuole tempo, eh. Lo gioco dal divano, figurati, ti capisco benissimo. Eh sì, infatti, allora, se si vuole davvero diventare streamer, io penso che bisogna farsi un po' le ossa, come si potrebbe dire. Farsi le ossa intendo proprio fare tante live, allenarsi, capire quali metodi utilizzare, quali non, capire cosa fare, cosa non fare, cioè, è questo il punto, capire un po' come fare. E sono contento che sta funzionando bene. Allora. Preso. Ok, magari se riesco a eliminarli tutti in un colpo solo. Tipo ieri ero a 2,98 spettatori, poi una volta finita la gara sono passato a 2,99. No, non ci credo. Quindi penso che oggi sia il giorno buono, spero. Grande, grande. Dai, lo spero per te, lo spero che tu riesca spero che tu riesca a diventare affiliato, dai. Magari tu sei più fortunato. Anche se probabilmente io non ho molti spettatori perché io non è che avevo proprio già una cerchia di amici su Twitch e così, quindi io proprio ho iniziato da zero, dove nessuno mi conosceva, proprio letteralmente nessuno mi conosceva. E poi probabilmente c'è anche un altro motivo, forse perché sono anche svizzero, forse sono anche svizzero, non sono italiano, quindi è per questo. La verità non so cosa cambia una volta che diventi affiliato. Allora, quando diventi affiliato, ovviamente sblocchi i punti. Quindi, quando tu fai le live, ci sono i punti che gli spettatori possono utilizzare mentre tu stai facendo la live. Non so, magari adesso faccio un esempio. C'era per esempio dei punti da utilizzare che ho scritto bevi, tu li utilizzi. E dopo lo streamer beve o fa altre cose, così dipende un po', dipende dallo streamer. Ti capisco che i miei primi 2 views fissi sono stati il mio fratello e la mia ragazza. Beh, penso che i miei primi 20 follow sono stati la mia famiglia, solo che nessuno lo guardava, quindi per questo che ero sempre uno. Ma comunque, come ho sempre detto, non ho pazienza, non ho problemi. Collasso del sistema. Dov'è l'altro? Preso. Preso. Figa questa pistola. Mamma mia. No, devo eliminarlo da dietro.
Aia! Sistemato. Mamma mia. Qua non c'è niente. Ora che ci penso, voglio vedere la creazione. Vediamo se posso creare qualcosa. Allora, blocco, blocco, blocco. No, niente. Potenziamenti. Magari fare... danni. Perfetto, li ho sistemati tutti senza problemi. Sì! Allora, sono... Allora, i poliziotti dovrebbero essere qua, sì. Aspetta, cos'è quello? Un'arma. Vediamo un po' cosa ho sbloccato. Una morte e tasse. Un revolver. Minchia. No, aspetta un attimo. Cos'è quella roba? Ho appena visto qualcosa di veramente orribile. Cos'è? Ma perché è blu? Ma no, non voglio blu. Danni furtivi. Probabilità di colpo critico. Ma perché è così? Probabilità. Silenziatore. Silenziatore. Ah, ma perché ce l'aveva lui? Guardalo, guardalo qua. Danni furtivi. Ecco perché mi dava così poco. Ora si spiega tutto. Allora, adesso li metto questo. Riduzione dei danni. E... No, aspetta, ho sbagliato. Sono un coglione. Allora, dov'è la mia pistola? Eccolo qua. Pistola più silenziatore. Mia destra, cazzo! Ha! Ya! E là! Ehi! Tu sei Charlie o Bill? Chi lo vuole sapere? Charlie o Bill? Charlie! Allora Stella è riuscita a trovare aiuto! Meno male, cazzo! Ok, proviamo ad aprire questo affare. Non si muove questa merda! Mi dai una mano? Ok, aspetta, apri la porta, stai indietro. Indietro, per favore. Ya! Yeah. Oh, porca puttana! Minchia! Lo so! Ma che cazzo? Non ti preoccupare, non è mio. Che cazzo è successo? Meglio se lo vedi coi tuoi occhi. Vieni, perdi qua. Cazzo hai combinato? Ma che... Lui è Bill. Jesse Turner. Ehi. Sì, chi è quello? Chi è il nostro amico? Chi? Io? Te l'ha detto, sono Bill. Grazie, Bill, avevo capito. Mi riferivo al cadavere. Chissà come mai vi è sfuggito di dirlo a Stella. Non l'abbiamo ucciso noi, ok? Giuro. Finché mi pagate, allora... Vediamo. Due tizi ricoperti di sangue chiusi in una stanza con un corpo sventrato. Un vero rompicapo. Ci vorrà una vita per svelare questo mistero. Vai, raccontale la tua idea geniale. La mia idea? Sei stato tu a organizzare l'accordo con Dodge. Era un piano di bomba, cazzo. Se solo tu non avessi lasciato un sacchetto di droga di fronte a un tossico. Che ne sapevo che se lo sarebbe ingoiato. Hai detto droga? Vai tu. No, tu. Cazzo, giuro su Dio che... È andata così. Il nostro Chum qui frega la roba di Dodger e tela per Night City. Scopriamo che Dodger ha messo una taglia, vuole il tipo morto e la sua cipria per il naso. Lo becchiamo durante un controllo di routine. Botta di culo! Il Chum aveva 200 grammi di coca sintetica, perciò lo ammanettiamo e lo portiamo qua. E poi l'ha ingoiato? Il Chum ha ingoiato 200 grammi? È possibile?
E noi siamo qua ad aspettare Dodger quando Bill butta il sacchetto sul tavolo come se nulla fosse. All'improvviso questa testa di merda urla vaffanculo maiali e si infila il sacchetto in bocca. Magari aveva un impianto per l'esofago, una specie di larga gola profonda. Sì, come quella di tua madre. Ma di che cazzo parli, Bill? Non potevate farglielo sputare? Potevate farglielo sputare? Abbiamo provato una treco... trache... trache... cazzo! Gli abbiamo bucato la gola. Niente. Il sacchetto si sarà rotto, perché ha iniziato a schiumare dalla bocca e ad avere convulsioni, e poi... è crepato. Lì siamo andati nel panico. Il bastardo si è ingoiato una bustina che vale decine di migliaia di eddie. Che altro dovevamo fare? Perché allora, il sacchetto era andato, perché ha preso in due? Se il sacchetto era già rotto, perché giocare all'allegro chirurgo? Siamo andati nel panico, va bene? Capita! È andata disciolta. E ora... Dodger ci farà fuori. Quindi voi gli portate il ladro e la roba? Solo che ora non c'è più il ladro, né la roba. Sì. Il succo è questo. Devi aiutarci a uscire da qui. Allora, non potevate andarvene per conto vostro? Non potevate andarvene da soli? Beh, ecco, abbiamo lasciato le armi nella volante. Di bene in meglio. Dov'è? Nel garage. Andiamo al garage. B è ufficiale. Sei finalmente fra l'elite. L'elite dei gran coglioni, per l'esattezza. È un piacere averti qui, Johnny. Se Stella il tuo parere scopre è sempre cosa abbiamo prezioso. Fatto, mi ammazza. Sono un morto che... Grazie, Johnny. Sai cosa potrebbe aiutarti? Cosa? Un gran bel paio di palle. Ah, perché tu sei uno tosto, invece. Come se non balbettassi di fronte al capitano ogni cazzo di volta. Io non balbetto, stronzo. Siamo passati da qui prima. Qual era il codice? 2893. Era 2983. È 2893, idiota. L'ho visto mentre lo digitava. Scusate, non ragazzi. Funziona. Ah, 2983, te l'avevo detto, cazzo. Cazzo. Uno schermo di Dodger. Occhio. Aspetta. Allora, spegni. Andiamo un po' con l'asso di sistema. Sistemato. Yeah! Ah, non è morto? Ok. Ehi, hey, niente morti, va bene? Abbiamo già abbastanza problemi. Senti, lascia fare il mio lavoro, siete voi che siete nella merda. Capito? Aspetta, ma siamo sicuri che sia l'arma giusta? Danni forti... silenziatore, ok. Merda, un'altra porta. Chiusa. Di nuovo? E dai! Ehi, non siamo stati noi, ok? Deve esserci un interruttore da qualche parte. Dodger ci ricoprirà di Eddie, Bill. Il piano è a prova di bomba, Bill. Fidati, so di che parlo, Bill. Allora... Sta zitto, Bill. E anche se fosse pacifica? Che c'è? Sei troppo cacasotto per mettere... Vediamo un po', c'è... paura di fare soldi? Una presa qua. Uno stronzo che non sa tenere un cazzo di sacchetto in tasca. Ah, guarda qua. Perfetto. Ok. Che succede? Ho altri nemici. Ma Ehi, Marta, 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 scusate. Va bene. Cazzo. Arrivano. Fa qualcosa! Dobbiamo passare da lì! Ucciso! Facciamola finita! Ucciso!
Una scatola. Midollo. Porca troia, sto trasportando troppo peso. Vediamo un po'. Questo non mi serve. Questo non mi serve, non mi serve e non mi serve. Allora, questo non mi serve e non mi serve. Un Volcad? Boh. Togliamoci dal cazzo. Scusate. Sì, certo. Non ne posso più di questa merda, cazzo. Non appena sarà finita, mi ritiro e apro un chiosco di hot dog. Si fa del bel cash con i salsicciotti. Ok. Dai ragazzi, muovetevi, non abbiamo tutto il tempo. Ok, la nostra volante è di qua. Domani con Relic come sei messo? Domanda, con Relic come sei messo? Allora, con il Relic, beh, diciamo che me la cavo. Ma comunque sono arrivato proprio alla missione finale della storia principale. Però prima vorrei completare quella di Phantom Liberty. Le chiavi? Merda, aspetta. Non dirmi che le hai lasciate di sopra. Rilassati, Chum. Eccole qua. Sento qualcuno arrivare. Cazzo. Ed eccolo lì. Ma guarda un po'. Una festa di benvenuto. Che gentili. Ehi. Salve amici. Oh, sono in anticipo. Noi possiamo spiegare. Silenzio. Tu non ti conosco. Che ne dici di presentarti? Perché io allora sono qui per aiutarli. Mi hanno assunta per aiutarli. Ah, hanno bisogno di aiuto, quello è sicuro. C'è una cosa che ancora non mi è chiara. Cos'è quella roba che avete sulla faccia? Ketchup? Avevate finito i tovaglioli? Sì, cioè no, non noi, non proprio. Ce la fai a tirar fuori una frase di senso compiuto? C'è stata una sparatoria. Uno è stato colpito. Sangue dappertutto. Poi abbiamo portato la roba qui. È tutto di sopra. Tutto regolare. Un altro oratore. D'accordo, non c'è due senza tre. Sta dicendo cazzate? Allora, sta dicendo la verità? È tutto vero. È andata esattamente come ha detto Bill. È un vero peccato. Il fatto è che non mi piace essere preso in giro. Ragazzi! Cazzo! Sta andando tutto a puttane! Cazzo! Vai così! Andiamo un po'. Grazie. Rosco. Ho sbloccato una nuova arma. Eccolo qua. Rosco. Moltiplicatore 50. Ok. Probabilità. Perforazione armatura. Danni critici 50. Minchia. Questo sì che è un'arma fichissima. Vado per questa. Ah, però non c'ha il silenziatore. Ah, peccato. Peccato, ci stava. Allora, riportiamo come era prima. Lo rimettiamo come era prima. Ok. Dodger è morto. Potete uscire, è sicuro. Dodger è andato. È finita? Sì, non dovete far altro che prendere e andarvene. Non dovrebbe essere troppo difficile. Grazie. Allora andiamo? Sì, sì. Ehi. Grazie ancora. Ci vediamo, okay. Ragazzi. Apro le comunicazioni e dico che siamo tornati. Ma aspetta, prima chiamo Stella sul volo. Dai pure.
Ok, almeno ce l'ho fatta con questo. Che casino, ragazzi, io non ho parole. B, dimmi, che hanno combinato stavolta i nostri uomini in divisa? È l'ultima volta che lavoro per la polizia. Mettiamola così. Questa è l'ultima volta che faccio un lavoro per gli sbirri. Oggi siamo permalosi, vedo. Non mi servono i dettagli. Se la cliente è contenta, lo sono anch'io. Contratto chiuso. Bene. Almeno su questo siamo d'accordo. Salute. Cos'è? Adrenalina. Ok. Sblocco modalità adrenalina. Salute massima. Adrenalina indicata sulla barra gialla. Ok. Ah, ok, va bene. Vediamo un po'. Salute massima, ok. Aspetta. Riflessi. Questo qua. Riduzione di tempo di recupero di tutte le cyberware. Se tutti i slot cyber disponibili sono inutilizzati. Oh, scusate. Tutti i cyberware tiene un'ulteriore modifica della statistica. Come cyber puoi scegliere tra due opzioni modificatori. Al grado 3 superiore una nuova terza opzione. Ah. Danni subiti. Mm-hmm. Velocità di movimento. Colori lanciabili, veleno. Durata finché non viene rivelato. Siccome due volte... Ok, velocità di movimento. Questo mi servirebbe. Porca troia. Certo che è stato un incubo. Mamma mia. Vabbè, dai, facciamo il prossimo e non ci pensiamo più. Auto, vengi qua da me. Auto! Ok. Pa, 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 pa. Ta, 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 ta. Perfetto, questo è il prossimo. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare qua. Papara. Papara. Dica. Ciao V, c'è un van da recuperare. Ti ho mandato le coordinate. Si tratta di un lavoro abbastanza semplice. Aspettati degli animals feroci e in agguato. Dettagli allegati. Anche se questo contratto non ti aiuterà a entrare al Sapphire, mi aspetto un lavoro coi fiocchi. Ok, va bene. Va bene. Andiamo un po'. Devo vedere un po' cosa c'è. Ping. Ok. Sistemato. Quello c'ha le braghe abbassate. Vediamo un po'. Collasso di sistema. Ok. Sistemati. Pa, 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 pa. Trova il car. Grazie. Dobbiamo solo fare molta attenzione a non farci beccare. Mm-hmm. Eccoli là. Abbiamo anche un'altra auto. Quello non è il van. Non è il furgone che stiamo cercando. Modalità assistita. Ma controlla quelle impronte. Proseguono nella galleria. Vai con il potere del collasso. Ah,
Fammi vedere quella. Fatto. Devo soltanto fare molta attenzione. Andiamo un po'. No. Sistemato. Possiamo essere amici. Fatto. Mamma mia. Cosa c'è qui? Sarà meglio toglierci disturbo. CPT, dimmi tutto, amico mio. Cazzo, mi hanno scoperto! Ti saluto dove vado in live, spero che sia la live decisiva, se già che stasera poi mi collego. Va bene, ma penso che stasera sono libero, quindi ci vediamo alla prossima. Grazie per il supporto, di nulla CPT, ci vediamo alla prossima, ciao! Allora, Gatti, buona serata anche a te. Ci vediamo. Via. Ok, ce l'ho fatta. Arrivano. Io non vedo nessuno. E come non detto? Pa 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 pa. Andiamo un po' freno d'emergenza. E autodistruzione. Mamma. Buondì, ciao Paul, benvenuto in live, come stai? Benvenuto in live. Oggi siamo qui con Cyberpunk, come te la stai passando con il weekend? È tutto ok, te? Io sto bene, grazie, un po' stanchino ma sto bene. Cosa mi racconti di bello? Mi hai reso più ricco. E hai fatto infuriare gli Animals, B. Complimenti. Rispetto che è capace di lasciare il segno. Quando arriveranno altri lavori, so quale numero chiamare. Contratto chiuso. Tieni a mente una cosa, questo lavoro non influisce sul nostro accordo. Desideri ancora entrare al Black Sapphire? Allora occupati degli incarichi che rafforzeranno la mia posizione a Dogtown. Ok, allora, gioco a Star Wars Jedi Survival. Ah, bello quello, l'ho giocato anch'io, tanta roba. Incontro il cliente di Mr. a Odal Blanco. Allora, intanto ho fatto la missione, quella di Pacifica. Arriva! Bello Star Wars Jedi Survival. Mi è sempre piaciuto anche con i nuovi stili di combattimento. Io adoravo quello con la pistola e la spada grande. Vorrei entrare. Ah! Vai con la scansione. Due spade per i boss e la spada grande. Esatto, sì.
Ci sta, dai. A me piaceva sparare a distanza. Era molto divertente. Ci stava anche le due spade. E quello è perfetto per i contrattacchi. Ok. Ok, eccoci qua. Si è asciugata. I punti sono a posto. Zoom, fa un male cane. Non mi reggo in piedi. Siamo a corto di morfina. Sono V. Un fixer mi ha detto che ti serve aiuto. Mi servirebbe un vero miracolo. Se gli scav non se ne vanno, i nostri pazienti finiranno morti per strada. Ok. Rigo in posizione di carico. Si direbbe l'impianto di una donna. Non è regolato sul tuo peso. Perché? Pensi che avessi scelta? No, basta modificare la capacità di carico. Comincia dal ginocchio. Vedi se aiuta. Oh, non ci avevo pensato. Perché chiami a Barges? Una clinica, una chiesa, che vogliono gli scav? Che vogliono gli scav dal nostro dottore? Beh, con loro c'è una ragazza, Nika Jankovic. Sta cercando suo fratello. Chi è? Un vostro paziente? Senti, non so altro. Voleva parlare con Anthony e sembrava molto turbata. Scav, non voglio impianti. Non si tratta di Eddie o Cromo. Gli scav li avrebbero già presi. Sì, ma noi non ne abbiamo comunque. E come fate a mandare avanti questo posto? Generosi benefattori. Dov'è Anderson? Anderson si è chiuso nel suo ufficio. Sì, è l'unico posto con un sistema di sicurezza. Trova l'altare, gira a destra e scendi le scale verso il seminterrato. Se gli scav fanno qualcosa ad Anthony, tutta questa gente sarà spacciata. Però è possibile. Ci penso io. Ok, dobbiamo salvare il... dobbiamo salvarlo. Ok, prendiamo un po'. No, qui non posso entrare. Ok. È una perdita di tempo. Devo sistemarli tutti. Fatto. Sistemati. Qui c'è un'entrata. È perfetto. Cazzo. Andiamo un po'. Controllo telecamera. Ok. Trovo un modo per entrare alla clinica. Gli scav sono qua. E sono anche tanti. Quello è il problema. Questo è un bel problema. Sono davvero tanti. Porca puttana, guardalo. Eccolo qua. No, non è lui. Sarà di sicuro là. Di sicuro. Sarà molto difficile. Ok, iniziamo. Ah, prima sistemo quelli nascosti. Andiamo un po'. Ok, sistemati. Oh oh. Promesso. Che diavolo.
Ok. Fatto. Mamma mia. Quello trovato. Fatto. Sistemato. Fatto. Mamma mia. Cosa ho fatto? Allora, cariche cartelle cliniche. Spegni. Messaggi. Ok. Perfetto. Sistemati tutti. Non dovrebbe essere un problema adesso. Tutti uccisi e nessuno si è accorto di me. Questa era una netrunner stronza. Ricordarmi sempre di far fuori prima i netrunner, quelli sono pericolosi. Ok. Ok. Vediamo un po'. Ok, componenti. Salviamo qua. Shard. Scopri cosa è successo all'ufficio di Anderson. Sta indietro. Dov'è Gaspar? Parla. Calma, posa la pistola e parliamone. Sono qui per Anderson. Devo portarlo via, vivo. E io sono qui per mio fratello. Me ne sbatto il cazzo di questo ciarlatano! Tu, alza il culo! Dov'è Gaspar? Allora, diglielo. Dille quello che sai e nessuno si farà male. Perdonami, ma tu lavori per me o per gli scappi? Parla, porca puttana! Ah, ma che wow. Cazzo! Tu, mercenaria, aiutami! Allora. Stavolta hai esagerato, Scab. Andiamo un po'. Scusa Bella, non voglio ucciderti. Ok. Finalmente, non potevi farlo fin da subito. Potevi parlare con Rika? No. Quindi ora che si fa? Avresti dovuto dirle la verità. Sai, avresti potuto risolvere la cosa da solo. Bastava dirle la verità. La verità? La verità è che suo fratello era un tossico senza speranza, destinato a morte certa. Ma no, a lei non interessava questa verità. I pazienti? Dove sono finiti? Con Odell. Stanno aspettando fuori. Via libera. Dia a Odell che è ora di tornare al lavoro. D'accordo. Scusa, ragazzina. Andiamo un po'. Vai con il piano terra. Perfetto. Ok. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Sistemata, ma Anderson ha rifiutato. Voleva dare prima un'occhiata agli scav, dice. Immagino sia ancora sotto shock. Sto trasferendo i soldi proprio adesso. Incarico concluso. Grazie. Grazie, Mr. Hans. Facciamo un'altra missione tua. Curare i sintomi. Arrivo. Ok, dobbiamo solo passare per di qua. Ok. Vi ho fatto un incubo. Chiacchieravano i polmoni.
ormoni sintetici, soffocavo, ero cianotico. Poi ho perso i sensi e mi sono svegliato. La mia cliente Indira Barazza non sarà così fortunata se non trova un accordo col suo ricattatore. Il delinquente in questione è Milko Alexis. Lavora per i Voodoo Boys. Sai cosa fare? Se hai qualche dubbio, leggi i dettagli in allegato. Ok, fammi vedere. Eliminare Milko Vergis. Indira Barazza non sarà prima dell'ultima vita di Cate Voodoo Boys. Fai in modo che smetta gentilmente di rompere il cazzo. Ok. Vediamo un po'. Modalità assistita. Pa 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 pa. Vediamo un po'. Spegni telecamera. Salve ragazzi! Dai! Questa cosa mi piace! Dove siete tutti? Voglio giocare con voi! Va bene. Bello sto fucile. Sì, è molto comodo. L'ho rubato a uno scav. A un bastardo più che altro. Ma c'è anche quest'arma qua, che non è male. Ehi, dove sei? Ah, deve essere giù di sotto. Preso. Forza ragazzi, giochiamo tutti insieme. Voglio giocare con voi. Ah, guarda, no, questo è un Voodoo Boys. Oh, guarda, che succede? No, buon peccato! Ti sei ammazzato da solo! Che peccato! Parla con il fornitore. Li ho sistemati tutti, la cosa mi intriga. Panzer? Sì. Sì. Sì, la cosa mi incuriosisce. Yuhu! Ma salve. Bene, bene. Cosa abbiamo qui? Aspetta! Non sparare! Sono qui solo per affari! Affari, eh? Fai affari con i Voodoo Boys? Sì. Beh, facevo. Dopo quello che hai combinato, credo che cercheranno un nuovo fornitore. Perché i Voodoo Boys vogliono questi impianti? Ai Voodoo non basta andare da un bisturi per il cromo? Questo non è un cyberware da installare. Devono lavorarci su per qualche esperimento prima. Milko Alexis, Voodoo Boy. Ti dice niente? Sì, giusto il nome però. Il tipo praticamente vive nella rete. Ora tutti si guardano le spalle per colpa sua, pare. Roba grossa, immagino. Dove posso trovarlo? A chiederlo a me. Ho già abbastanza problemi.
Allora, ti conviene cominciare a parlare? Grazie un sacco di... Parla! O è la volta buona che finisci con la testa spaccata? Non mi fai paura. Ah! Pazza di merda! Allora? Allora? Merda! Il naso no! Fa un male cane, cazzo! Adesso parlerai? Sì, sì, va bene, smettila però! E fuma, ovvio. Fuma. Allora, gli impianti. I Voodoo li smontano quasi tutti. Cercano vulnerabilità nel codice, nuovi hacking, eccetera. Quello che non usano lo installano in dei vecchi robot. La maggior parte sono rottami, ma uno è uscito che è una bellezza. Robot? E per cosa? Per cosa? Pensaci. Se questo Milko è così importante, probabilmente ha bisogno di protezione costante. Sai come girare quelle lattine? Non ho tempo da perdere. Sai come posso aggirare quei robot? Nascondersi dai loro sensori di movimento è impossibile. Non puoi passare senza farti notare. Com'è la tua mira? Me la cavo. I Voodoo tengono i bot in una specie di stanza server. Io posso sovraccaricare le apparecchiature e poi tu... Fai fare un bel botto ai server. Dovrebbe causare un impulso abbastanza potente da fondere i circuiti dei soldatini. Ok, vattene pure. Ho del lavoro da fare. Chissà che bello. Ok. Quindi si trova in un server in fondo, ok. Ah, beccato. Questo rumore. Cazzo, ho sbagliato stanza. Tanto qui la sorveglianza. Niente. Tanto spengo. Ok. Allora, dovrebbe essere qua in giro. Un fucile. Apriamo qua. Eccolo qua. Wow. Alla attivazione sistemi di difesa 40%. Che cosa? Oh, oh. Ma porca troia. Attivazione sistemi di difesa 30%. Ma che cazzo, 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 che casino! Porca troia! Ok, funziona. Questo ha bisogno di farsi una bella scrollatina. Yeah! Ok. Scansione area in corso. Oh, funziona. Rilevati segni di vita. Link smart. Protocollo di evacuazione. Apertura uscita di emergenza. Trova Milko. Ok, li ho sistemati tutti. Madonna, non so come ho fatto. Che cosa assurda. Quindi praticamente controllava tutto da qui, eh? Interessante. Milko, dove sei? Ah, qua. Milko. Ehi, ehi. Occhio con quell'affare. Sono collegato al runner, vedi? Non vogliamo che si becchi un proiettile, eh? Chi sei? Netrunner, ricattatore, assassino. È il mio obiettivo. Non è uno stinco di santo, d'accordo. Ma Milko è un nessuno. Un pesce piccolo in un grande stagno. Sono l'agente Alan Noel, Netwatch, esperto di criminalità organizzata. Sono certo che troveremo un accordo. Forse conosci Bryce Maltry? Ho conosciuto un tuo chum.
Anche lui ficcava il naso negli affari dei Voodoo Boys. Hai accolto anche lui con una pistola in mano? Aveva cominciato lui. Ha provato a friggermi il cervello. Ecco perché stavolta non sprecherò fiato con un corporativo. Almeno fammi scollegare da Milko. D'accordo, ma mezza mossa sbagliata e sei morto. Così va meglio. Ora, ascoltami. Non puoi uccidere Milko. Non ancora. Dammi una buona ragione. Vuoi fermarmi? Provaci. Ho sofferto per mesi in questo buco, insieme a cancrene della società come Milko. Io voglio smascherare la loro rete di ricattatori e di assassini. Ma per farlo, devo prima scoprire chi è che muove i fili. Milko, la tua fonte? Sono qua per proteggere una mia cliente. Dovrai cavartela senza Milko. Non farlo. Ci hai provato, stronzo. Nascondiglio dei Voodoo Boys. Ah, c'è un nascondiglio? Bene, Milko. Morto. Che peccato. Ah, un nascondiglio segreto, eh. Figo. Rieccomi. Ciao, Ricky! Bentornato. Come stai? Stiamo ancora continuando con i contratti, perché se voglio continuare a seguire le missioni, devo farlo. E infatti questa era l'ultima. Bene. Bene, bene, ce l'abbiamo fatta. Vivi. Lo sai perché mi piace lavorare con te? Perché non devo spiegarti due volte le cose. La cliente può dormire sonni tranquilli. Incarico concluso, pagamento effettuato, contratto chiuso. Ehi, aspetta un momento. Ricordi il nostro accordo? Sì, Black Sapphire. Conosco un metodo infallibile per entrare. Vediamoci alle V Arts. Ok, arrivo subito. Va bene. Allora, vedi Arts. Ok, ti serve la cosa di successo per ascensore 258, ok. Va bene, finalmente possiamo cominciare a fare la missione. Arriva. Oh cacchio! Ah! Oh, calma. Eccolo qua. Entrata spettacolare. Mi piace molto questo posto. È molto chic. Tu hai visto Lizzy Weezy qui? Ehi, tu! Questo è un bel posto, perciò comportati bene, capito? Abbiamo occhio ovunque. Chiaro. Aspetta, faccio andare un po' avanti il tempo, perché dovrei sbloccare altre missioni in teoria. Non le ho sbloccate tutte, ora che ci penso. Inserisci il codice. Allora, 2589. Al piano privato. Perfetto. Sì, amore. Papà sta lavorando. Adesso? Ho capito. E come... Adesso papà deve tornare al lavoro, ok? Ok. Oh, vi in persona. La mia mercenaria preferita. Splendido. Quello che hai fatto ha decisamente ribaltato la mia posizione rispetto a Dansen. Ottimo lavoro, precisamente come richiesto. Lusinghe, davvero? Su, Hans, vuoi abbindolarmi con le lusinghe? Non è da te. Una tattica inflazionata, concordo. Novi, questi sono affari, nient'altro. Per chi lavora bene, un elogio equivale a ribadire i fatti. Mm-hmm. Non mi aspettavo che avrei mai visto l'uomo dietro le holoquinte.
Lo sfuggente Mr. Hans in carne e ossa. Non solo hai salvato quei piedi piatti, ma hai anche eliminato Dodger. Calma, composta e professionale. Brava. Hai dimostrato di essere una persona degna della mia fiducia. Per questo ho deciso di incontrarti di persona. Evento molto raro, te l'assicuro. Ah, se avessi più artisti come te, scommetto che avrei molto più che Dogtown in pugno. Dogtown, Pacifica, tutto il resto lo dividerei in strisce e lo snifferei. Mi sembra giusto. Lavorare con dei professionisti è una vera delizia. Questo come ti aiuterà con Hansen? Gli incarichi che mi hai assegnato, come ti aiuteranno con Hansen? Prendi un pugile. Se non può mettere a tappeto l'avversario, cosa fa? Lavora sui fianchi. Quando l'altro non ha più forze, cerca un'apertura e gli molla un pugno sulla mascella. So che potrebbe non essere chiarissimo dal tuo punto di vista, ma gli incarichi che hai completato mi consentono di muovere audacemente qualche pedina sulla scacchiera di Dogtown. Lo scacco matto si avvicina. Sento puzza di politica, quella sporca. A me sembra che tu voglia sporcarti le mani con la politica. L'hai capita? Sì, beh, Dogtown è una scena unica nel suo genere, con le proprie relazioni, accordi, lotte di potere. Un uomo d'affari imprudente può finire infangato in un attimo. Io preferisco restare pulito. Posso offrirti un tè? È una miscela personale. Certo. Certo, perché no? Allora, sai come questa zona di combattimento è diventata Dogtown? Buono. Ho sentito qualcosa. C'entra la guerra per caso? Corre l'anno 2069. Il colonnello Hansen guida un'operazione suggestivamente chiamata Midnight Storm. L'obiettivo è occupare questa zona di combattimento e stabilire una base degli NUSA a Night City. Poco dopo viene concordato un cessate il fuoco. Hansen e i suoi vengono abbandonati. Il quartier generale, l'opinione pubblica, chiunque fa finta di niente, come se non fossero mai stati qui. Ma il nostro buon colonnello decide di mettere radici. Proclama questa zona di combattimento territorio NUSA. In sostanza, si ritaglia un piccolo regno e da soldato diventa trafficante d'armi. Che bella storia. Era solo, alla deriva. Tutti pensavano che entro 2 settimane si sarebbe beccato un proiettile in testa. Ma così non fu, e divenne una forza con cui fare i conti. Un uomo la cui esistenza è una minaccia per molti è un uomo pericoloso. Ma benissimo, non potrebbe fare nemmeno di meno. Per ora mettiamo da parte la politica, ok? Pensiamo agli affari. Gli affari? Ma certo. Il Black Sapphire, la fortezza di Hansen, sorvegliata da soldati d'élite. I quartieri militari si trovano ai piani bassi, mentre quelli alti sono un decadente rifugio per i più ricchi. Procurarsi la planimetria dell'edificio non è stato facile, devo dire. Hansen nasconde i segreti del suo hotel come fossero un imbarazzante prurito rettale. Ma un modo si trova sempre. Tu aiuti i miei clienti, loro ricambiano il favore e io guadagno influenza. Un perfetto do des. La planimetria è tua. Ho segnato anche alcune cose a cui fare attenzione, come segno della mia gratitudine. E ovviamente sottointeso. Le informazioni e la fonte sono completamente sicuri. Nessuno sa che le hai. Le fughe di dati o la loro mancanza fanno la differenza tra me e, diciamo, il defunto signor Deshawn.
Nello shard ci sono le informazioni sul Black Sapphire e la planimetria completa. Non credo ti serva altro per entrare e fare le tue belle pirouette, ma ti avverto, anche con la migliore preparazione, stai per entrare in un covo di vipere. Fa attenzione. Ok, grazie. Grazie, Hans. Mi auguro che questa non sia la fine della nostra collaborazione. Credo proprio che ci siano nuovi incarichi in arrivo. Fammi indovinare. Altri intrighi politici? Dogtown è in fermento. E a porte chiuse fioccano complotti e intrighi. Se mai arrivasse aria di cambiamento, come succede sempre, qualcuno dovrebbe preparare il terreno per una transizione graduale. È stato bello incontrarti persona. È stato un piacere incontrarti, vedere il volto dietro al nome. Ritieniti fortunata. Ben pochi sono sopravvissuti per raccontarlo. Grazie. Qualunque cosa succeda al Black Sapphire, cerca di non farti ammazzare. Va bene. Stai andando dove si incrociano politica locale e internazionale. Sono acque impetuose. Cercherò di tenermi forte, allora. Ci si vede, Hans. Ci vediamo, Hans. Grazie. Meglio uscire da qua, va? Andiamo un po' a club. Togliamoci dalle palle. Ok. Chiama Reed e invia i dati. Ok. Reed? Reed, Hans mi ha dato lo shard dati. Il nostro biglietto d'ingresso per il Black Sapphire. Perfetto, invia tutto. Questa connessione è sicura, non temere. Ok. Ecco, arriva subito. E ricevuto. Passo tutto ad Alex. Quando vuoi procedere, vieni da noi al Moth. Se non mi trovi lì, aspettami. Ci vediamo. Va bene, allora andiamo subito da loro. Allora, facciamolo subito per sicurezza. Devo andare al Moff. Ok. Forza, 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 forza. Para papà. Taylor è stato reclutato da Marvel. Ok. Oh oh. Sto perdendo. Oh merda. Ok, datemi un secondo ragazzi che devo andare un attimo in bagno, torno subito.
Eccomi qua, perfetto. Continuiamo. Tanto sto già morendo, quindi... Oh. Oh merda, no. Merda. E che succede? Forza. Sto bene. Tutto a posto. Ecco, sono morto. Sono morto di nuovo. Oh cazzo, non ci vedo più una minchia. Posso aiutarti? Dico davvero. Ci sto facendo l'abitudine. È il relic. Fa male, cane. Continua a peggiorare. Mi resta sempre meno tempo. Ti vengono spesso questi attacchi? Non sto tenendo il conto, ma non so mai se il prossimo sarà l'ultimo. Wow, pesante. Non dirlo a me. La morte mi sta col fiato sul collo. So bene come ci si sente. Sei un morto che cammina? Sei un morto che cammina. Esatto. Non ne avevo mai parlato con nessuno. Hanno solo provato a uccidermi, ma a volte ho l'impressione che ci siano riusciti. Mi sei... Ti spiace spiegarmi? Dimmi di più. Un'imboscata 7 anni fa. Ho rischiato la vita. Sì, me l'hai detto. Cos'è successo esattamente, Reed? Sono finito in terapia intensiva, dove ho aspettato che la Rasaka finisse il lavoro. Sono stato tradito. Dai nostri. Dalla FIA. Io dico tradito, ma in realtà mi hanno venduto. Un'offerta di pace. La mia testa su un piatto d'argento. Tutto per una tregua. La pace costa e qualcuno deve pagarne il prezzo. Forza, voglio mostrarti una cosa. Quelli ti ammazzano e tu continui a lavorare per loro? Aspetta, quelli ti fanno la festa e tu torni a lavorare per loro. Anche le ferite più profonde si rimarginano e dopo qualche anno prudono e basta. Andiamo. Ti seguo. Dobbiamo uscire. Dove andiamo? A vedere vecchie cianfrusaglie. Un vero tuffo nel passato. Oh, scansione. Ok. Riesco ancora a credere che Alex abbia aperto un bar proprio sopra il nostro vecchio rifugio. Ha sempre avuto uno strano senso dell'umorismo. Dov'è? Ci aspetta di sotto? Sta finendo un giro di ricognizione in città. Finché non torna, possiamo pure accomodarci. Questo posto è rimasto al buio per 7 anni. Riportiamo un po' di luce. 7 anni? C'è ancora la pizza. La fine delle guerre non è mai bella. Tutti corrono a chiudere i conti in sospeso. Uno della mia squadra è stato ucciso da un'autobomba. Un altro è stato avvelenato. A un altro ancora hanno sparato alle spalle mentre comprava le sigarette. E un paio sono scomparsi nel nulla. Ogni notte aspettavamo che qualche agente della Rasaka venisse ad ammazzarci. Dovevo fare una scelta. Decisi che dovevamo impuntarci. Pensavo avessimo ancora una possibilità. E invece? È stato rischioso, è stato stupido,
entrambe le cose. Non sono stato capace di voltare pagina. O semplicemente non so perdere. Comunque sia, siamo riusciti a salvare qualche altro agente. E io ne ho pagato il prezzo. Ti dico quello che vuoi? Di quello che vuoi, ma per me ti hanno pugnalato alle spalle, punto e basta. E nel farlo hanno salvato tanta gente. Se giochi con il fuoco, corri il rischio di bruciarti. Buffo. Chiunque poteva premere il grilletto. E l'hanno chiesto proprio a Songbird. Aspetta. Sì. Quindi Songbird l'ha tradito, allora. Fantastico. In che senso? Ha letteralmente tirato fuori il ferro e ti ha sparato? Non personalmente, ma ha spianato la strada ai miei assassini. Stavo lasciando la città per tornare a casa. Songbird era ancora qui, proprio in questa stanza. Eravamo in contatto e mi stava guidando dritto nella trappola. Il suo ultimo incarico a Night City era eliminarmi. Io ero il suo biglietto per tornare a casa. Oppure sì, ora cerchi di salvarla. Ma ora stai cercando di salvarla. Perché? Perché è la cosa giusta da fare. Ho esaminato la situazione nei minimi dettagli. Alcune cose sono diventate più chiare, altre più sfocate. Ma alla fine vuoi farla finita con le stronzate e guardare in faccia la realtà. Allora? Comunque vada, Songbird sarà sempre una dei miei. Porca puttana, Reed. Ora, la Myers è un discorso, ma... Songbird? No, non ho nulla contro di lei. Myers? E contro la Myers? Mi sono persa qualcosa? Un po' di nostalgia. Bene, veniamo ai fatti. Ho cercato più dettagli su quello che ci ha detto Slider. A quanto pare aveva ragione. Ho trovato i file di vecchie missioni in cui era coinvolta Somi. Erano nascosti bene, quasi impossibili da consultare, anche per il mio livello di autorizzazione. Hanno tutti qualcosa in comune, il Blackwall. Le autorizzazioni e gli ordini sono firmati personalmente da Rosalind Myers. Oh cazzo. Non vorrei essere nei suoi panni se quella merda venisse a galla. Gli NUSA sono una piccola nazione governata da una donna molto ambiziosa. A volte quell'ambizione prevale sul buonsenso. Ma non è una cosa su cui soffermarci ora. Alex, hai qualcosa per noi? Un po' di questo, un po' di quello. Ne parliamo tra poco. Ehi, V, ti piace vestirti elegante? Non mi dispiace. Certo, a chi non piace? Allora ho qui qualcosa che ti piacerà. Ho scoperto che una mega popstar onorerà la festa con una sua esibizione. La lista degli invitati? Ci sarà chiunque conti qualcosa. Inclusa tu. Dovrai vestirti bene e confonderti coi VIP. Ma sta attenta, non esagerare. Sei pronta per i dettagli, V? Va bene, quando vuoi. Quando vuoi. Black Sapphire, il luogo più sorvegliato di Dogtown. Ma non significa che la sicurezza sia a prova di bomba. V, tu dovrai entrare usando i tunnel allagati. Ho una tuta da immersione straordinaria, ti calzerà a pennello. Forse l'acqua è un po' tanto contaminata? Fai attenzione. E Reed? E Reed? Ci stavo arrivando. Ci sarà anche lui, ovviamente. Sai già che aspetto all'hotel. Parecchio difficile non vederlo. Ok. Queste gallerie allagate qui sono la tua via d'accesso. Ora fa attenzione. In fondo troverai un terminale. Connettiti e viola le telecamere. Così Reed avrà una finestra per entrare. Salirete con ascensori diversi. Questi. Sol aprirà un passaggio dalla sua parte. Prima che te lo chieda, sì, è l'unico modo. La zona potrebbe essere sotto stretta sorveglianza, perciò occhi aperti. Non ho trovato informazioni certe, perciò improvvisa, dai sfogo alla creatività. Vi incontrerete qui. Una volta insieme, tiratevi al lucido e preparatevi al ballo. Sarà lì che incontrerete Songbird. Tutto chiaro? Ripeti come entriamo? Ok, mi ripeti come entriamo? Tu entrerai a nuoto attraverso dei tunnel allagati. Poi farai entrare Reed da un ingresso in superficie. D'accordo? Chiaro. Come aiuto io ad entrare? Ricordami com'è che aiuto Reed a entrare.
Nuota fino all'altro lato, trova il terminale, collegati, manometti le telecamere, trova Reed e apri una porta. Poi salite su, Reed aprirà un passaggio dal suo lato. Superate le guardie, sfoggiate il vostro bel farfallino e infiltratevi fra gli invitati. Hai tutto stampato in testa? Sì. Sì. Perfetto. Ok, parliamo dell'attrezzatura. Fai con comodo. Prendi tutto quello che potrebbe tornarti utile. Ok. Nella scatola c'è una sorpresa per te. Sì, i proiettili. Mamma mia, guarda quanta roba. Sono tutta roba di scarso livello. Allora. Apri. È il tuo ferro questo? Certo. Sua maestà freme dalla voglia di tornare in servizio. Sarebbe un onore. Però... che bell'arma. Allora, mentre mi metti attivo i colpi di quest'arma hanno una precisione estrema e i colpi adesso sono critici garantiti. Con danni aumentati, come se non bastasse l'arma dotata di un sensore unico. Veramente? Figo. Anche se, a dire il vero, questo è più potente. Questo invece, in realtà, ha solo 150 di moltiplicatore. Purtroppo. Quindi va bene che lo tengo così. Ok. Parla con Reed. Quasi dimenticavo. Che cosa vuole Hans in cambio del suo favore? Un cambiamento politico. Per gli colisimini se la si prende. Voleva sondare assolutamente le acque, sì. Vedere da che parte va la corrente. Il dominio di Hansen su Dogtown non porta alcun vantaggio a Hans. Perciò lui vuole giocare alla pari. Politica, ovunque vai, è sempre la stessa merda. Senza di te, trovare Songbird al Black Sapphire sarebbe stata un'impresa impossibile. Sono felice di averti dalla nostra. Dico davvero, Vi. Basta così? Tutto pronto? Credo di sì. Io resto qui ancora un po'. Ci vediamo sul posto. Ok. Ok, quindi siamo pronti... mi sa che siamo pronti per salvarla finalmente. Siamo pronti per salvarla. Sì. Intelligenza. Danni hacker aumentati. Cos'è questo? Danni hacker anche adesso un nemico in cui lo neutralizzi. Ok. Polvere a parte. Si è mantenuto bene. Cosa ne farai dopo che mi sarò trasferita sulla riviera? Questo cos'è? Fare questa tecnologia polverosa finché non ti si seccano le palme? Darò fuoco a tutto. Ah. Carino. Il re di spade. Tiri. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Shard freschi di furto. Vediamo se posso comprare qualcosa qua. Cos'è quello? Cromo compressore? No, non questo. Questo cos'è? No. Questo freddezza, riflessi. No, non mi serve. Allora, fisico, niente di speciale. Velocità di movimento, danni controllo, no. Riflessi, no. Ah, questo devo toglierlo, vero? Cos'è questo? Regenerazione salute. Attiva gli effetti delle armi a distanza che normalmente si attivano solo dietro un riparo. Forza inamovibile. Gli effetti delle armi a distanza che normalmente si attivano. Buona digestione, salute.
Ah, questo è il tatuaggio di Johnny. Vabbè, io devo andare. Buon game. Va bene, Dazzak. Grazie mille per essere passato. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Allora. Ok. Moltiplicatore per la testa. Cos'è questo? Aumenta la probabilità di colpo critico. Salute. Ok, vediamo un po'. Intelligenza. Ripristina esattamente 40% del RAM quando la RAM disponibile scende a 20. Più di 2 RAM. Attacchi moltiplicatore. SAM. Colpire con gli occhi rapidi. Permette agli occhi rapidi. Punto attributo. Però meno 8 massimo. Questo non sembra male. Tempo di recupero 85 secondi. Con probabilità di colpo critico. Velocità. Più RAM quando neutralizzi qualcuno. Danni elettrici. No, penso che vada bene così. Non male, non male. Davvero non male, dai. Alla fine non ho installato niente di nuovo. Sempre le solite cose. Sempre. Va bene, così dovrebbe andare. Ok, cacchio. Allora, visto che stiamo per iniziare una nuova missione, allora pensavo di andare prima da Rogue. Visto che non abbiamo ancora sbloccato la missione con Panam. Quindi vado prima da Rogue, forse mi sblocca. Ok, andiamo di qua e andiamo all'Afterlife. Ok, prendi cura di sua maestà. Non esiste arma più affidabile. Mi ha salvato le chiappe più di una volta. Ci sei proprio affezionato. Hai fatto fuori uno di quei bersagli più grossi. Oh, Madonna. Ok. Era stata la sua prima uccisione. La sua prima missione aveva 18 anni. Non vedo come possiamo, come un ostacolo da superare. Ah, Riddle glielo disse. E tu hai la tua prima volta. Ho contato un tossico che voleva ammazzare il mio Chumar. Avevo sì o no 13 anni. Quel tizio era vecchio, pelle e ossa e un serio braccio. Pensavo che fosse il veterano di qualche guerra. Chiedeva l'elemosina ogni giorno per stare. In realtà mi è sempre piaciuto. Preferisco non ripensarci, ma parlare mi ricorda cosa sto facendo e perché devo pensare a qui e ora. Il mio tempo sta per scadere. Answer. Ciao, volevo ringraziarti per la chiacchierata. Allora, sei sicuro di voler far fuori Samson? Sì, ho preso una decisione. Allora, grazie per essersi confidata con me. Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo che andrà tutto bene. Ok. Andiamo qua. Dobbiamo incontrare Rogue. Abbiamo ancora un conto sospeso. Guarda un po' chi abbiamo qui. Ti serve qualcosa? No. Dì, ehi, vieni Aveva qui. La qualcosa Troia ci ha dato ancora informazioni incomplete. Ah, dei Sappiamo piccoli che sono dettagli. armati fino ai denti. Vi? Crispy Ma non abbiamo Wayne. idea Ci di sta quanti aiutando. siano in quel bunker. Ehi, vi. Ce la caveremo. Stai Sam dando la è il caccia a nostro Smash? portafortuna. Pronto, parleremo nel tragitto. Wow, Va attenzione! bene, va Chissà mai bene. che ti risponda. Wayland? Incontriamoci sul nostro Wayland. cammino.
di quei Wayland. Mandiamo prima i droni. Sì, signora. Presumo tu abbia sentito parlare del vecchio Andrew Boboa. Come chiunque in questa città. Commovente, ma io non condivido le aspirazioni di mio padre. Quindi mi aspetto di vivere più di lui. Ok. Andiamo. Ti unirai a noi? Nah, ho già fatto la mia parte. Non dirmi che non vuoi vedere Smasher, no? Mi piacerebbe, ma non da vicino. Quel bastardo ha la brutta abitudine di tornare dalla morte. Già, i veri bastardi trovano sempre il modo. Vero. Devo prima fare una cosa. Fai in fretta. Andiamo. Andiamo. In bocca al lupo. Mm-hmm. Va bene. Ti seguo, Rogue. Ti servo qualcosa? No, no. Non voglio niente. Un Tiger Claws. Non so. Non aspettarmi alzato. Forza. Come ti ha aiutato Wayland esattamente? Grazie a lui troveremo Grayson in casa quando gli faremo visita. Quindi sappiamo dove cercarlo. Ti seguo, Rogue. Ma che bella macchina. Ho qualcosa per te. Oh. Su, provala. Bella. È la giacca di Johnny. Sicura che se la indosso non ci confonderai? Sicurissima, grazie. Una replica, fatta su ordinazione. Quella vera deve essersi disintegrata anni fa. Grazie. Sali. Finalmente un vestito decente. Ma smettila. Che bella quest'auto. Che ti ha detto Johnny di me? So che voi due parlate in continuazione. Parla per lo più di sé. Johnny parla per lo più di sé. Già. È strano che non abbia incontrato Smasher prima. È strano che tu non abbia incrociato Smasher prima d'ora. Solo in qualche discorso, di tanto in tanto. Sì, ma non hai mai provato a cercarlo? Ascoltavi, il fatto che Johnny sia tornato cambia le cose, ok? Ok, certo. Credimi, lo so bene. Sicura di volerlo fare? Che c'è? Hai dei ripensamenti? No, è solo che non voglio che Johnny ti costringa. Adam Smasher è la sua ossessione, non la tua. Tu credi? Cerco solo di giocare pulito. Beh, mi sa che ne riparliamo. Va bene, adesso speriamo che non si blocca, eh. Vediamo un po'. Ok, non si è bloccato, perfetto. Ok, scendiamo qui. Magari è la nostra giornata. Eliminiamo Grayson e Smasher in una volta sola. Quello stronzo deve essere qui da qualche parte. Qual è il piano? Quindi qual è il piano? Wayland ha visto Grayson in giro per il porto. Era con qualcuno. Smasher. Lo spero, ma prima dobbiamo raggiungere il data terminale dei Maelstrom. Dovrebbe contenere informazioni su Smasher. Deposito principale, il terminale è lì. Ok, come sai dov'è il data terminale? Come facevi a sapere dov'è il data terminale? Ne ho seguito io l'acquisto. Atena di 3, database esterno. Non sapevo per i Maelstrom. Non sapevo lavorassi per i Maelstrom. Lavoro per chiunque, ma solo alle mie condizioni. Mi sono perso molte cose in questi 50 anni. Ok, possiamo iniziare. Pronta? Troppi curiosi in giro. Meglio aspettare che faccia più buio. Che facciamo fino al... Forse nella gas ti faranno vedere. E nel frattempo che cosa facciamo? Aspettiamo e osserviamo. Ok. Ok, è abbastanza buio. Va bene. I Maelstrom coprono il porto e tu coprirai me. Forza, andiamo.
Sembra nervosa. Ho un'idea. Coprila, non si sa mai. Un attimo e poi seguimi. Ok. Ti seguo, ti seguo. Piano pianino, ti seguo, sigo il tuo bel culetto, arrivo. Ok. Vuoi aprirla? Ok. Fa attenzione. Va bene, faccio attenzione, eh. Li vedi? Quel data terminale, in silenzio. Ok, possiamo passare per di là. Piano. Fatto. Andiamo un po', spegni, non voglio sorprese. Cazzo, ho sbagliato. Pensavo facesse il ping. Ok. D'accordo, ci siamo. Scansionalo e vedi se c'è qualcosa di utile. Io sorveglio la porta. Ah, sa esattamente dove trovarlo. Sta prendendo tempo, te l'ho detto, Rogue è ancora spaventata da quello stronzo. Ok, vediamo un po'. Spedizioni. Chi paga stanotte? Sembra che si nascondano sulla nave. Ok, vediamo cosa troviamo. Ok. Laggiù, sulla destra. Ok. Eccola lì. L'hai buniche. Non mi sembra granché. E dentro è ancora peggio. Andiamo. D'accordo. Cerca Smasher. Andiamo un po' se ci sono nemici. Io non vedo nemici. Non credo proprio che si sia rintanato qui. Pensavi che Smasher avrebbe messo un'insegna? Speriamo di no. Cioè, almeno io vorrei evitare. Controlliamo il ponte. Ok. Perché lo stai facendo? Per pareggiare i conti. Vuoi vendicare Johnny? Anche quello. Eccoli qua. Andiamo un po'. Uno, due... Mai sentito? Grayson, sì! No, non sì. Quello. Quel bastardo mi ha sparato con la mia stessa pistola. Malorian 3516. La riconoscerei io. Non uscirai viva da qui! Ah, la pistola di Johnny. Vieni qui! La pistola. Questa non è tua, direi. Questa non è tua, direi. Grayson. Ehi, Rogue. Io e te non facciamo più parte della stessa squadra. Non mi sorprende, sai. A quanto pare è la tua specialità pugnalare alle spalle gli amici. Dov'è Smasher?
Se ne potrei anche sfondarti il cranio. Potrai anche sfondarti il cranio come un uovo, sai. Riusciresti ancora a parlare. Per un po'. Certo, parlo volentieri. Ti sei mai chiesta come Rogue sia sopravvissuta dopo l'attacco alla torre? E perché nessuno le abbia mai dato la caccia? Solo lei? Tra tutta quella feccia dell'Atlantis? Io sì. Io mi chiedo davvero fino a dove si sia spinta per sistemarsi. No, mi si è scaricato il controller, cazzo. Succede sempre. Questi telecomandi non durano più. Mi sa che devo cambiarli. Che noia, vabbè. E così bene. Chi si scopava? A chi ha dovuto leccare il culo? Oh! Di cosa sta parlando? Di cosa sta parlando? Sta cercando di confonderti. L'idiota crede ancora di poterne uscire. Dov'è? Dov'è Smasher? Con l'Arasaka. Ma credo che tu lo sappia già. E quando tornerà? Mai. Il fedele Adam ne è appena stato nominato capo della sicurezza. Non tornerà mai più in questa fogna. Io sono rimasto solo per chiudere alcuni affari in sospeso. Merda! Puoi dirlo forte. Voi due non volerete mai così in alto. Smasher è fuori dalla vostra portata. Ma non temete, vi troverà. Gli piace chiudere questi conti di persona. Sei inutile. Non serve a un cazzo. Lascia che ci pensi io, Vi. Ehi, ma perché vi interessa così tanto Smasher? A me interessa Silverhand e quello che gli è successo. Johnny Silverhand? Che cosa vuoi sapere? Avevi la pistola di Silverhand. Avevi la pistola di Silverhand. Che c'è? Sei una fan anche tu. Te l'ha data Smasher? Come ricompensa per un lavoro speciale. Smasher ti ha mai detto che ne ha fatto del corpo di Silverhand? Ti piace così tanto, eh? Vorresti riesumare quella merda? Oppure vuoi sentirti raccontare com'è morto nel suo stesso piscio con i neuroni fritti dal Soul Killer? Che ne hanno fatto di lui? Nelle Badlands, vicino ai giacimenti petroliferi. L'hanno sepolto lì. Prendete la 101 verso nord, poi cercate l'interramento. Scavando abbastanza a fondo potreste persino trovare un braccio d'argento sporco. Ho sentito merda. Abbastanza. Facciamola finisci finita. Quel bastardo. Solo a guardarlo mi viene voglia di strapparmi gli occhi. No, no, aspetta. Ho qualcosa. Silverhand, ti interessa lui, vero? Potrei darti qualcosa. Metti, lo finisco? Merita di crepare. Lo finisco? Sì. Cioè, faccio che ritieni giusto. Smasher aveva qualcosa che apparteneva a Johnny. Potrebbe essere tua, se mi lasci in vita. Se devo... Vaffanculo. Non voglio niente da te. Bene, un cazzone in meno. Andiamocene. È stato inutile. Tutto quanto. Non abbiamo altre piste da seguire ora. Cazzo, B, dille che... Johnny non voleva soltanto... Non voleva... Abbiamo comunque scoperto qualcosa. Abbiamo scoperto qualcosa. Che hanno gettato via il corpo di Johnny come se fosse spazzatura. Smasher... Cazzo, ma non capisci? Non si tratta soltanto di Smasher. Lui è solo la fottuta punta dell'iceberg. Anche se lo uccidessimo, che cosa otterremmo? Che cosa otterremmo? Ehi, aspetta. Cazzo. Lasciala stare, Vi. Si riprenderà. Ma in questi momenti preferisce restare da sola. Ok. Lo capisco. Andiamo a quei giacimenti petroliferi. Voglio vedere com'è laggiù. Va bene, ti porto lì. Però prima c'è l'auto. Sì, perché... Guarda qua. È proprio lì. Vedi? Funziona. Ah, cazzo. Ho capito che cos'è. Vediamo cosa abbiamo qui. Vediamo...
Tira via quello straccio. Ok. Però... La mia auto. Salta su. Te la faccio persino guidare. Va bene. Allora la guido. L'auto di Gianni. Bella. Ci sta un botto. Iha! Ta 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 ta. Ok, okay. Sì, sì. Deve essere qui da qualche parte. Non posso credere che l'abbiano portato fino a qui. Sempre meglio della discarica in cui ero finita io. L'appeso. Quindi è così. Non c'è niente. Beh, cosa ti aspettavi? Sono passati 50 anni. Ti aspettavi? Cosa ti aspettavi? Una lapide, una bandiera e dei fiori? No, io non lo so. Un segno. Qualcosa. Qualsiasi cosa. Ti serve davvero un simbolo? Ti servono davvero gesti vuoti e simbolici? Forse sì. Pensavo che qui avrei chiuso un capitolo. Che avrei detto addio al vecchio Silverhand e salutato il nuovo. E invece come ti senti? Come se non fossi mai esistito. Come se fossi ancora dentro il Mikoshi. Possiamo rimediare subito. Ci penso io. Allora, Johnny Silverhand 2023. Meglio adesso? Un po', ma se fosse stata la mia vera tomba, che cosa avresti scritto? Qui giace Johnny Silverhand? Leggenda terrorista stronzo posizione, colui che mi ha salvato la vita. Colui che mi ha salvato la vita. B, non sai quanto vorrei che questo fosse vero. Ascolta. Adesso ho capito che ho scazzato un sacco di cose. Ho deluso e usato tutte le persone che mi avevano concesso la loro fiducia. Sono stato un bastardo, cieco ed egoista. Ma una cosa non l'ho ancora sputtanata. Non voglio rovinare quello che c'è tra noi. Allora, non c'è bisogno di mettere nuda la tua anima. Hai sputtanato anche quello. È stato un viaggio difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Molti di quelli che credevo amici non sopportavano neanche l'idea di stare nella stessa stanza con me. Sei quella che mi è stata più vicina in assoluto. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Eppure, non sembra che tu mi odi a morte. Peccato non aver parlato così prima. Peccato non aver parlato così prima. Ci avrebbe semplificato le cose. Non trovavo il momento giusto. Ricordi quando ti sei svegliata da Victor e non sapevi nulla di me? Vedo la gente morta, ho paura. Per poi piagnucolare con Misty dicendole che non volevi morire? Ricordo che mi imploravi una sigaretta nel cuore della notte, lamentandoti di non potermi uccidere. Non pensavo che saremmo arrivati fin qui. Come vedete, hai deluso. Senti ancora come se ti mancasse respiro? Quando hai detto che hai deluso i tuoi amici, intendevi Rogue? Rogue, Alt, Kerry, Santiago. Non tutto è perduto. Almeno non con Rogue.
Non posso fingere che non sia cambiato niente in 50 anni. Non posso inserirmi nella sua vita. Beh, l'hai già fatto? Beh, l'hai già fatto. Sì, è vero. Sai, le avevo promesso di portarla a vedere un film, tanto tempo fa. Buona idea. Puoi chiamarla e chiederle se una di queste sere è libera. Il problema è che dovresti lasciarmi il controllo, di nuovo. Ok. D'accordo. La chiamerò. Ok. Andiamocene. Non c'è niente da vedere qui. Valeva comunque la pena di venire? Decisamente. Grazie, Vi. Di tutte le teste in cui sarei potuto finire, sono felice di essere nella tua. Felice di averti aiutato. Ok. Andiamo un po'. Perfetto. Allora, di solito, in teoria, dovrei aver già sbloccato qualcosa. In teoria dovrei aver sbloccato il braccio di Johnny Silverhand. Andiamo un po'. Io qua non lo vedo. Allora, no, qui non lo vedo. Non vedo neanche quello. Neanche quest'altro. No, non lo vedo. No, non ho sbloccato il braccio, purtroppo. Ah, peccato. Sarebbe stato divertente. Sarebbe stato molto divertente. Ma niente, penso che continueremo la prossima volta, ragazzi. Penso che mi sembra giusto doverci concentrare con le missioni della City. Magari facciamo anche qualche missione secondaria, così almeno li completiamo già tutti e li facciamo già fuori tutti, per sicurezza. Così, allora, chiedi a Mr. McCarthy Tarocchi che hai trovato. Lavorati migliore senso, ok. Perfetto. Ah, qui c'è un altro? Ah, non lo sapevo. Strano, pensavo di aver... Ah, sarà quella di Rogue, probabilmente. Ok, ah, boh, qui sono soltanto 5. Allora, io direi che possiamo magari fare le missioni secondarie, almeno per quelle che possiamo fare, sì. E poi ci concentriamo con quelli, i contratti della City, che saranno le penultime. Poi dopo il resto completiamo... Anzi, no, sapete cosa possiamo fare? Possiamo completare i contratti... Come potremmo fare? Boh, ci sarebbero ancora i cyber psicopatici. Quelli ci sono ancora, devo completare anche quelli. Infatti, guarda qua, ce ne sono ancora in giro. Beh, vediamo con la prossima live. Quindi, allora, faccio una salvatina veloce. Perfetto. Bene, ragazzi, allora io direi che è tutto. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me oggi. Faccio partire un raid, vediamo un po' chi possiamo andare oggi. Sono curioso di vederlo. Vediamo un po'. Qualcuno, un nuovo streamer che magari potrei fare un salto. Vediamo lei. No, lei non c'è. Ok, proviamo con Tesserix. No, neanche lui c'è. Cago Meteoriti. Proviamo con lui. Non c'è neanche lui. Redzek, visto che ho provato l'ultima volta, ma non ha funzionato. No, non c'è neanche lui. Proviamo il Nabbo. Boh, lui di sicuro dovrebbe esserci. Ah no, non c'è. Oh, ok. Crazy, magari? Proviamo con Crazy. Neanche Crazy. Cavoli, non c'è nessuno. Proviamo con Gesù. Andiamo un po', facciamo partire il raid. Andiamo un po' se c'è Gesù. Neanche Gesù c'è. Ah, cavoli. Sensei! Proviamo con Sensei, vediamo un po'. Sensei, ci sei? Neanche lui.
Parliamo con Shadow. Shadow. No, c'è solo un Shadow. No, questi non li conosco. No, sono tutti giapponesi. No. Mi spiace, ma proviamo con Crazy Jolly. Crazy Jolly, neanche lui c'è. Proviamo con Gaia. Neanche lei c'è. Cazzo, non c'è proprio nessuno. Auro. Prima o poi ce la facciamo, ragazzi, eh. Eccolo, Auro. Perfetto, sto giocando a Call of Duty. Perfetto. Bene, ragazzi, io vi ringrazio tanto. Grazie mille per essere stati qui con me con questa live. E come dico sempre, vi ricordo che per chi non mi avesse visto in video, può trovarlo tramite mio Twitch, tramite mio YouTube. Iscrivetevi al canale, come anche TikTok, Instagram, che trovate il link in descrizione. E se siete interessati alle prossime live, vi invito a guardare la mia programmazione su Instagram oppure mettete notifiche su Twitch. Per ora è tutto e noi ci rivediamo alla prossima volta. Intanto vi auguro una buona serata a tutti. Ciao!